Katie si è mossa su più direzioni e abbiamo inaugurato sabato sera il Teatro Winter Festival, che è un festival di musica jazz che vedrà protagonisti diversi jazzisti di fama mondiale e internazionale e 6 concerti, di cui 4 a pagamento al Supercinema e 2 saranno gratuiti e parte del ricavato andrà in beneficenza, il tutto con la direzione artistica del maestro Michele Di Toro. Proseguiamo oggi con l'inizio di una serie di mercatini che vedranno coinvolte sia la parte alta che la parte bassa della città. Il tutto con la collaborazione non solo dei commercianti, ma proprio delle associazioni di categoria. Oggi Corso Marruccino, poi e inizieranno anche quella a Piazzale Marconi, che sarà un mercatino permanente dall'8 diciamo al 24 dicembre. Poi ci saranno sempre il 12 e il 13 a Chieti Scala una serie di mercatini, il 20 ci sarà quello della Confcommercio lungo il corso, il 24 e il 25 quello di Casa Artigiani, il 13 a Chieti Scala davanti antistante alla Chiesa di San Pio X quello di Confartigianato, e il 26 e il 27 concluderemo con l'antico in piazza. Inoltre abbiamo inserito una serie di eventi e di manifestazioni, aspettando Babbo Natale il 19 in via Arnense e il 20 in via De Virgilis. E inoltre ogni negozio che aderirà al concorso La vetrina più bella lo potrà fare inserendo nel proprio negozio un presepe del maestro Di Orio, che è un artista locale che realizza presepi in canna, ed è prevista per la vetrina più votata il premio più bello. Io penso che, visto il quadro economico che abbiamo trovato, vista la situazione anche di crisi, siamo riusciti comunque, a fare anche più di quello che ci aspettavamo.